Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di nuove metodiche di liposcultura del tronco e con grandissimo piacere affronterò questo argomento insieme alla dottoressa Regina Fortunato, che è in collegamento con noi da Villa Stuart a Roma. Buonasera dottoressa e bentrovata. Buonasera, salve, buonasera. Allora, dottoressa Fortunato, qual è la metodica che lei utilizza, metodica di liposcultura? Allora, nella realtà la liposcultura nasce dal rimodellamento corporeo utilizza la metodica della liposuzione. Andando avanti con le tecnologie, si è valutata l'importanza di rendere l'intervento più sicuro, meno invasivo e soprattutto con un decorso post-operatorio meno gravoso per il paziente, sia dal punto di vista sociale che ovviamente lavorativo. Il concetto è che utilizzando gli ultrasuoni, è una metodica che utilizziamo già da parecchio tempo, ma le tecnologie migliorando rendono i risultati sempre più performanti e i trattamenti sempre meno invasivi. Gli interventi in sé, nella realtà, pur essendo eseguiti in anestesia, in sedazione piuttosto che in anestesia loco-regionale, se l'intervento è di una zona meno invasiva e meno grande, l'ultrasuono consente di ottenere il distaccamento delle unità adipose che poi vengono aspirate senza trauma. Perché? Perché l'ultrasuono ha un effetto sugli adipociti, riuscendo a scollarli in modo molto poco invasivo. Questo ovviamente dà risultati migliori sia come risultato terminale, ma anche e soprattutto per il post-operatorio, che così si rende molto più facile e molto meno doloroso. Abbiamo un video, vediamolo. Questo video vediamo l'asportazione dei lobuli adiposi con la canula liposuzione secondo la liposuzione tradizionale. Vediamo che inevitabilmente aspirando ovviamente la liposuzione comporta, vedete, una parte di grasso ed una parte invece ematica. Utilizzando gli ultrasuoni, che è questo secondo aspetto che vediamo, questo secondo filmato, gli ultrasuoni consentono di far sì che le unità follicolari le unità adipocitarie vengano aspirate senza trauma e mantenendo i setti integri, il grasso che si aspira è privo di sangue e i setti consentono, essendo integri, di comprimersi e quindi ridurre gli effetti del grasso, insomma. Beh, Quindi eccezionale, dottoressa, ed è per questo che quindi ha scelto di utilizzare questa metodica. sì, perché questa metodica sia sul tronco, quindi la parte anteriore dell'addome, sulla ginecomastia nell'uomo, sui fianchi posteriori, è una tecnologia che dà dei risultati eccellenti. Lo utilizziamo anche per gli arti inferiori o per le braccia, a seconda della necessità del paziente stesso. Sicuramente nella zona del tronco ha dei risultati eccellenti perché spesso sono addomini prominenti che grazie a questo tipo di intervento, che come avete visto è meno traumatico, consente di avere una retrazione cutanea maggiore e quindi un risultato molto più performante. Quindi Secondo risultato me molto più performante. Riepilogando, dottoressa, già lei ci ha parlato un po' dei vantaggi. Ci potrebbe dire quali sono tutti i vantaggi di questa metodica? Allora, questa metodica è meno invasiva, fa molti meno lividi post-operatori, non è doloroso il post-operatorio, non si hanno effetti negativi da questo punto di vista nella vita sociale e lavorativa, che viene ripresa con molta più facilità e con molta più rapidità soprattutto. Ovviamente dopo l'intervento va comunque indossata una guaina. E questo è un limite sul quale non possiamo esimerci da questo punto di vista, ma tolto questo, nella realtà l'effetto sul risultato è veramente molto molto evidente.
Ecco, dottoressa, lei ci ha detto che si riducono i tempi di recupero. Quali sono questi tempi? Tenga conto che dal punto di vista del lavoro e della vita normale, tolto il fatto che bisogna indossare la guaina, anche dal giorno dopo si può fare una vita pressoché normale, salvo sport e sforzi. Questi comunque vanno salvaguardati per 30 giorni. Questo in tutti gli interventi, questa attenzione a non eseguire attività sportive è veramente un importante post-operatorio che ci aiuta ad avere risultati migliori. Quando si possono cominciare ad apprezzare i risultati? Allora, già nell'immediato, essendoci pochissimi lividi, si vede il volume completamente cambiato e si vede i tessuti cutanei in posizioni molto più valide dal punto di vista dell'aspetto. Sicuramente i risultati si hanno dopo qualche mese, cioè il risultato definitivo è comunque dopo qualche mese perché i tessuti si devono comunque stabilizzare. E anche la nuova posizione dei tessuti cutanei si deve cicatrizzare per bene. Quindi, parlando di risultati, dottoressa, vorrei che i nostri telespettatori vedessero le immagini. Vediamole. Sì, allora, questo vediamo un addome post, ovviamente di una donna post gravidanza, con un po' di sovrappeso, vediamo rimodellato completamente sia la vita della paziente che anche l'addome stesso ha un aspetto molto più gradevole, poco globoso. Come vediamo, la paziente aveva sia nella parte posteriore, quindi all'altezza della vita, che come anche nella parte anteriore, aveva questa divisione centrale sottoombelicale che abbiamo corretto in modo molto valido e molto efficace, quindi una vestibilità molto più semplice. Questo anche è un addome post partum, come al solito c'è un po' più di accumulo nella parte addominale, vediamo sia i fianchi che la vita che anche l'addome. Questo lo vediamo di tre quarti, dove si percepisce perfettamente la riduzione del tessuto adiposo e il grande vantaggio della cute che si è retratta senza creare assolutamente eccessi cutanei non adesi e non validi. Il grosso vantaggio di questa tecnica è proprio il fatto che la cute si retrae grazie al fatto che i setti vengono mantenuti sani e non danneggiati dalla cannula della liposuzione tradizionale, quindi nella realtà i tessuti vengono riposizionati senza essere danneggiati. Qui lo vediamo di profilo, vediamo quanto l'addome recupera e quanto i tessuti sono tesi senza essere, appunto, perché è importante, la vecchia liposuzione tendenzialmente comportava poi che svuotando il grasso magari la pelle rimaneva in eccesso, invece così, senza aver fatto altra chirurgia se non la base liposuzione ad ultrasuoni, i tessuti si sono retratti perfettamente. Questo vediamo anche sia la parte della ginecomastia, quindi della regione del seno dell'uomo, che come anche l'addome. E qui vediamo altri casi. E Sì, certo. dalle immagini si capisce anche perché viene chiamata liposcultura, perché in pratica fate un lavoro da scultore. Infatti, il nostro lavoro è di carrozzeria, il nostro lavoro della parte cutanea e sottocutanea dei tessuti molli che non sono tessuti nella realtà articolari o profondi o interni, però sono anche quelli molto importanti. Dottoressa, stiamo parlando di un intervento sicuro? Allora, la sicurezza sta nel affidarsi a strutture ovviamente dove ci sia logicamente tutta un'attrezzatura operatoria e anestesiologica tranquilla, sicura,
prima dell'intervento comunque vanno fatte tutte le analisi come normalmente richiediamo ai pazienti, sia gli accertamenti ematici che anche gli elettrocardiogramma per la valutazione della situazione cardiaca. E quando facciamo l'addome, soprattutto nelle donne, va fatta anche un'ecografia della parete addominale per essere certi di non avere delle ernie postpartum o delle ernie ombelicali presenti che renderebbero sicuramente un momento di attenzione maggiore, per cui prima va corretta l'ernia e poi va fatta la liposcultura. Perché comunque la parete addominale per essere trattata con questi tipi di interventi deve essere totalmente integra, cosa che spesso nelle donne che hanno partorito può capitare che invece ci sia un residuo di ernietta ombelicale di fronte alla quale dobbiamo valutarlo prima di sottoporre la paziente all'intervento. Da che età, dottoressa, si può fare questo tipo di intervento e fino a quale età? Allora, l'età oggigiorno è molto soggettiva, nel senso che abbiamo il vantaggio di avere delle persone adulte molto in gamba, molto sportive, con tessuti molto compatti e validi. In quel caso il trattamento si può fare. Il concetto vero è che si può fare a tutte le età, a seconda delle caratteristiche della persona, prima di tutto la sua condizione generale dal punto di vista della salute, che è la cosa più importante. Ovviamente il paziente non deve avere patologie perché non dobbiamo sottoporre il paziente a dei rischi che ci comportino poi dei problemi post-operatori o intraoperatori. Quindi la prima cosa importante è che ci sia una condizione di assoluta sanità e del paziente. Dopodiché, ovviamente, vanno valutati anche i tessuti del paziente, se il paziente ha avuto un forte dimagrimento, se il paziente ha già di per sé una pelle anelastica per delle sue caratteristiche personali. Quindi, ovviamente, alla visita c'è tutta la valutazione della fattibilità dell'intervento, che logicamente non è per tutti, perché bisogna saper valutare bene se l'intervento si può fare e se otteniamo i risultati che desideriamo. Le capita più spesso che questo intervento venga richiesto da un uomo oppure da una donna? Ormai è un po' tutte e due, sia gli uomini, soprattutto per la parte della ginecomastia e della famosa ciambella, perché poi sono molto sportivi, ma magari un po' di ciambella sull'addome. E le donne nel postpartum hanno sia la parte posteriore che dei fianchi, che viene meno la bellezza di avere una vita sottile, cosa che invece con questo intervento si può ripristinare facilmente. Dottoressa, prima abbiamo parlato del recupero e quindi della ripresa della vita normale, ma quando si può ricominciare a fare sport dopo questo intervento? Dopo un mese si può fare qualunque sport, non ci sono problemi. Bisogna avere il tempo che le cicatrici si stabilizzino, non tanto quelle esterne che sono piccolissime, perché l'accesso della cannula è un tagliettino che neanche si vede poi dopo l'intervento. Però è importante che le cicatrici interne, quindi che i tessuti si siano stabilizzati bene, in modo da evitare di creare un problema di sieroma piuttosto che di ematoma, che ovviamente comporterebbe un ritardo nella guarigione. Benissimo, dottoressa Fortunato, io la ringrazio sempre per la sua presenza alla nostra trasmissione, che è veramente preziosa. A presto! Grazie mille, grazie infinite, grazie. Ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.